la sera dell'ultimo dell'anno si gettavano le cose vostre e dalla finestra. Fuori, se no perfetto, era proprio così. E devo dire che quest'anno, in questa casa talmente ospitale di Sandro e Fiorenza, si è realizzata. Nel senso che loro hanno rottamato il bagno, che andremo a vedere. Hanno rottamato la cucina, hanno rottamato il salotto dove attualmente siamo. Per cui la tradizione è stata pienamente rispettata e rinverdita. Viva il 2015! Ma vi sembrerà molto strano che inizio a fare gli auguri per il 2015 nel bagno, perché sia un anno estremamente positivo, sia per chi ha fatto il bagno, sia per chi lo utilizzerà in seguito. In questo momento mi sto lavando le mani. Guardate quale rubinetteria specifica. Chiudo, mi asciugo con un asciugamano molto fine e questo è il primo augurio. Continuiamo con le novità, con la vita che si rinnova, e questa è la vita che si rinnova, la nuova cucina di casa Angiari Baltieri. Questo è realmente vita. Qua, guardate qui, guardate qua. Che spessore del vetro, che importanza dei cibi. Un cibo cucinato qui è totalmente diverso, e mangiarlo a fine d'anno vuol dire che lo mangeremo tutto l'anno. Ecco qui, questo qui è l'ulteriore ristrutturazione della casa, il parquet nuovo con questa alzata che permette anche una seduta. Questa seduta fa sì che dia calore umano, è vero? È vero. Molto calore umano. E dopo aver lautamente cenato, è possibile osservare i commensali che continuano a pranzare o a cenare. Per cui, amici miei, questa è la vera vita. Godersi la vita quando si può. Perché il tempo è cinico! Auguri! Auguri di buone feste a voi picciotti e alle vostre famiglie. Viva il 2015! Viva il 2015! Viva il 2015!